La mamma di Gesù, e oggi noi siamo tutti radunati qui con tanta gioia e amore per festeggiare due avvenimenti molto importanti: la venuta della nostra madre generale e i nostri genitori. La nostra madre generale è venuta da molto lontano, ha affrontato un lunghissimo viaggio per visitare la nostra casa, per vederci, per ascoltare le nostre parole piene di affetto, scorrendo come l'acqua fresca di una fontana. Lei oggi è comparsa qui comoda e lampata, allo sguardo affettuoso, rischiarato da un raggio luminoso, e tutti insieme le diciamo che le vogliamo tanto bene, che le siamo grati di tutto quello che ha fatto per essere qui con noi in questo bel giorno, e facciamo tanti auguri promettendole di pregare affinché la benedizione di Dio e della Madonna scendano sul suo capo come una pioggia di stelle d'oro. Ma questa festa, come ho detto poc'anzi, vogliamo dedicarla anche ai nostri genitori, per ringraziarli dei sacrifici che essi compiono ogni giorno, in silenzio, senza nulla chiedere in cambio, senza lamentarsi mai, sempre col sorriso sulle labbra. Ogni bambino e ogni bambina certamente vuol molto bene e ama i genitori più di ogni altra persona. Perciò, a nome di tutti, vi do un caro ed affettuoso saluto, con l'augurio che possiate essere sempre felici. Adesso vi lascio all'ascolto, dicendovi che siamo tanto piccoli, ma il nostro cuore è molto grande, pieno di affetto e di riconoscenza, e vi dice grazie, grazie, grazie. Thank you.
che contribuisce sicuramente a creare le condizioni per uno sviluppo ordinato della personalità. Il lindore è l'idoneità delle strutture e dei sussidi didattici e la preparazione del personale educativo rendono questa scuola molto desiderabile e perciò assiduamente frequentata dai bambini. Qui ogni giorno i nostri figli ricevono gli stimoli opportuni per realizzare le loro potenzialità fisiche ed intellettive, mediante un metodo educativo basato essenzialmente sull'affettività e sul sano esercizio delle attività ludiche. Noi genitori sperimentiamo quotidianamente i buoni risultati dell'azione pedagogica che qui viene messa in atto. Per questo vogliamo ribadire la nostra gratitudine, particolarmente a lei, cara Suor Maria José, che di questa scuola è l'anima, ma siamo molto grati anche alla superiora Suor Maria Cristina, Suor Dolce Maria, Suor Giuseppina, Suor Maria Guadalupe, che danno un notevole contributo perché si creino le condizioni migliori per il raggiungimento degli obiettivi suddetti. Un vivissimo ringraziamento va anche alla maestra Antonella Mingoia e Giusy Monreale che danno prova di un'autentica professionalità nel delicato rapporto con i nostri figli. Dio vi ricompensi per il vostro amorevole impegno e vi sia propizio con ogni sua benedizione. Thank you.
sotto gli altri. Poi nelle non esistono. Non esistono, ma qui proprio non è. Gialle non sono brutte, anzi sono piuttosto belle. Ma che significato ha gialle? Io non lo so. Gli angeli loro hanno un bel significato. Sì, è vero, non sono più adatto come il mio primo signore. Sono bellissime, bellissime. E hanno un bel significato. Amore, affetto, riconoscenza e gratitudine. Proprio quello che ci vuole. Caduto questa pelle nera. Mia mamma, diamo tutte le mani. È stata un'idea magnifica. Oggi infatti siamo qui radunati per festeggiare il benvenuto della madre generale. Queste rose rosse proprio ci vuole. Per condannare a lei, madre generale, il nostro amore. Il nostro affetto, la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine. Queste rose rosse per lei, madre generale, formano un affetto simbolo del nostro amore. Presenta subito l'unitario al mesco e con tanto piacere pure il doppio vescovo. Anche con poco incontrarci la lingua italiana e ben compresa dalla suora messicana. E la suora italiana, con poca difficoltà, l'idioma messicano parlare già sa. La venerata fondatrice dal cielo ci sta a vedere, la nostra unione la fa certo godere. Reverendissime madri del governo generale, vivere lontano non ci fa alcun male. Unite siamo e lo saremo di carisma e di cuore per estendere l'eucaristico regno d'amore. Ci sostiene e sosterrà sempre la Vergine Maria per farci umbare la Santissima Eucaristia. Reverendissima madre, vicino sempre saremo e se con spirituale abbraccio ci legheremo e se reciproca preghiera ci ricorderemo. Unite, viviamo Gesù l'Eucaristia e per lui riteniamo Maria. Sei dentro, per favore.
Don Marino se si vuole girare. Perché la perugia? Sì, sì. Ora rimane